nasce di nuovo. E Gesù vuol far comprendere questo ai discepoli, che camminare con Gesù non significa che la tua vita resta quella che era o quella che è. Camminare con il Signore significa interrogarci: Gesù nella mia vita, Gesù che cammina con me. Allora Gesù fa comprendere ai discepoli in un momento particolare, perché i discepoli hanno vissuto un momento, potremmo dire, di crisi, di depressione, non sapevano se dovevano seguire Gesù. Allora in quel momento Gesù dà a loro una testimonianza grande, la testimonianza di Dio: questo è il figlio mio, ascoltatelo. Dio che interviene, e interviene ancora oggi nella nostra vita: questo è il figlio mio. La parola che abbiamo ascoltato è parola di Dio, e Dio ci dice: questa parola è parola di verità, devi ascoltarla, devi viverla. E allora Gesù, scendendo con i discepoli dal monte, i discepoli chiedono, perché sappiamo che nella visione ebbero, ecco, la visione sia di Mosè che di Elia. Mosè ci rappresenta la legge di Dio, Mosè riceve la legge, Elia invece ci rappresenta i profeti. E i profeti sono coloro che portano la parola di Dio, dice Isaia, ma poi lo riprende anche il Nuovo Testamento: voce di uno che grida nel deserto, voce, tu non sei altro che voce, tu non sei altro che voce. E allora i discepoli chiedono a Gesù: ma è vero che deve venire Elia? Perché si rifanno a un testo di Malachia, il quale Malachia dice proprio così: Dio, il Signore dice, ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno del Signore. Per cui su questa parola loro interrogano Gesù: ma è vero che deve venire Elia? E Gesù dice sì, ma poi, ecco, sappiamo che viene raffigurato questa figura con Giovanni Battista, nel senso che Elia come profeta, Elia è stato colui che ha portato il cuore di tanta gente a Dio. Ricordiamo quando nel Monte Carmelo tutta quella gente, tutti quei sacerdoti che pregavano Baal, ascoltaci, popolo pagano, Elia ha portato Dio in mezzo a quel popolo. Elia è stato un fuoco, quel fuoco che nasce solo dall'incontro con Dio. E poi sappiamo tutto ciò che avvenne. Elia ha pregato: Signore, fai vedere che tu sei presente. E il fuoco di Dio scese, bruciò l'olocausto e tutto, mentre tutti quei sacerdoti e quel popolo rimasero con la bocca aperta. Allora, questi è il Signore, questi è il Signore. Ma poi Elia, nel momento in cui portò nel cuore di tanti uomini Dio, ha dovuto un po' fare i conti con situazioni negative, è dovuto scappare, perché quando tu annunci Dio in un cuore ribelle, in un popolo che non crede in Dio, stai sicuro che le persecuzioni non ti mancano, perché tu stai portando un cuore a Dio, una persona a Dio, stai strappando una persona dalle tenebre e la porti a Dio. E questo fa male al mondo, fa male in modo particolare al maligno. E allora sappiamo come Elia è stato costretto a scappare, addirittura pregava: Signore, fammi morire. E poi il Signore gli ha detto: Elia, mangia, perché il tuo cammino ancora è lungo. Tu vuoi finire, ma tu hai ancora da camminare, cioè hai ancora da portare il mio nome. Allora Gesù fa capire che Giovanni Battista, come Elia, anche lui è stato un profeta con il fuoco di Dio. Gesù, dopo la risurrezione, dirà ai discepoli: attendete la potenza dall'alto. Senza Spirito Santo, senza forza di Dio, senza preghiera non puoi annunziare, sono parole tue. Allora lasciarsi guidare dallo Spirito, aspettare che lo Spirito Santo infiammi il nostro cuore,
E allora noi diventiamo profeti. Gesù ha voluto fare capire che Giovanni è un profeta, come Elia. È vero, Giovanni è venuto, ha parlato, eppure non l'hanno riconosciuto. Dirà Giovanni nel prologo: venne tra la sua gente, ma i suoi non lo hanno riconosciuto. Maria bussa, chiede aiuto nel momento del parto, ma non è riconosciuto neanche lì. Allora vediamo come il cammino del cristiano è un cammino che si deve appoggiare in Dio. Se tu non ti appoggi in Dio, appena hai le prime difficoltà, tu volti le spalle e te ne vai. Se tu non ti appoggi in Dio, appena non ti ascoltano quando tu parli di Dio, appena, potremmo dire, non hai un successo, tu ti scoraggi e te ne vai lontano anche da Dio. Ma quando tu ti lasci trasportare dallo Spirito di Dio, è Lui che opera in te, è Lui che deve operare in te. Portare, dice il libro del Siracide, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. È Lui che deve portare amore, riconciliazione. E allora, guardando la figura di Giovanni il Battista che Gesù ci presenta, e ci presenta Giovanni il Battista perché è l'uomo che porta la verità. Elia porta la verità nel cuore degli uomini, cioè porta Dio. E Giovanni Battista porta la verità, porta Dio nel cuore degli uomini. E proprio per questo gli uomini lo rifiutano, non lo ascoltano. Giovanni Battista dice chiaramente che il Signore vuole vedere frutti, non gli bastano le parole. E le parole, sembra quasi che noi diciamo parole. Dio non è un magazzino che accoglie parole, Dio vuole vedere i frutti, e Giovanni Battista è chiaro in questo: fate frutti degni. E questo lo dice ai farisei, perché loro parlano di Dio, ma in realtà il loro cuore è lontano. Questo popolo, dice Gesù, mi onora con le labbra. Mi onora con le labbra, mi loda, potremmo dire, con le labbra, dice di amarmi con le labbra, dice di seguirmi con le labbra, ma in realtà io non lo vedo, dice Gesù. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano. E Gesù, che guardava il cuore dell'uomo, quando dice questo a quelle persone, scribi, farisei, sacerdoti, si accorge com'è il loro cuore, come oggi in questo momento si accorge com'è il mio cuore, com'è il tuo cuore. Se la nostra preghiera è una preghiera che nasce da questo incontro con Gesù, se il nostro stare qui è un desiderio di incontrare il Signore, o è solo perché mi piace lodare, cantare, ma in realtà la mia vita prende altre direzioni, prende altre direzioni. E oggi il Signore, anche se prendi altre direzioni o se stai su altre strade, oggi devi chiedere al Signore: Signore, dammi luce perché io possa trovare la strada giusta. Perché, teniamolo presente, tante volte prendiamo strade sbagliate, a volte senza che noi lo vogliamo, perché persone che stanno accanto a noi ci deviano. Ecco perché, dice la Scrittura, il Signore aggiungeva nella comunità le persone salvate. Allora dobbiamo chiedere: Signore, aiutami a trovare una comunità dove io possa camminare con Te, dove io possa conoscere Te, dove possa vivere di Te. Allora, dicevo, tante volte persone magari attorno a noi, spirituali o santoni magari, ecco, ci guidano per strade sbagliate. Allora chiedi al Signore: Signore, io voglio seguire Te e voglio andare dove Tu vuoi. Elia segue la volontà di Dio. Elia è attento alla volontà di Dio. Giovanni il Battista è attento alla voce di Dio. Addirittura dice: io sono nulla, neanche sono degno di levare i sandali a colui che verrà con la potenza dello Spirito e con il fuoco. Giovanni Battista è solo,
potremmo dire, uno strumento, come ognuno di noi. Anche tu sei chiamato a diventare Giovanni Battista, ma devi essere pieno di Dio, devi essere pieno dell'amore di Dio. Non devi essere solo pieno di dottrina, di morale, questo è sbagliato, questo è giusto. Tante volte noi allontaniamo tanta gente proprio perché noi tagliamo facilmente. Tu devi invece fare vedere con la tua vita, ciò che Dio ha compiuto in te. Ha compiuto in te, perché tutti sappiamo dire parole, ma poi gli altri ti dicono: nella tua vita com'è? Tu mi parli a me di questo e tu come lo vivi? Allora Giovanni Battista che dice: fate frutti. Un albero è buono non solo per le foglie, ma per i frutti. Per i frutti, se fa solo foglie non serve, se fa frutti sì. Allora noi vogliamo dire oggi: Signore, vogliamo preparare la tua via, vogliamo preparare questo incontro con te, che vivremo, ricorderemo per mezzo della parola nel Natale, ma noi già dobbiamo viverlo oggi, perché il Natale che viviamo ha poco di cristiano, poco di cristiano. Devi fare il Natale, guarda un po' tutto quello che ti viene proposto, quello è il Natale per il mondo. Qual è il tuo? Allora l'incontro con il Signore: Signore, vogliamo incontrarci veramente con te. Facci incontrare, Signore, nel nostro cammino un Giovanni Battista che ci scuota, che non ci dica sempre tutto bene. Io voglio sentire sempre tutto bene, faccio il male, non ti preoccupare, sbaglio, noi vogliamo sentire sempre persone che ci dicano quello che vogliamo, perché altrimenti cambiamo persona, cambiamo gruppo, quel gruppo no, quella persona no, perché voglio sempre sentirmi dire che quello che faccio io è tutto bene. Appena c'è una persona che mi viene a dire questo non va, e tu chi sei? Giovanni il Battista è uno che porta Dio nel cuore, e lo porta in maniera a volte anche forte. Signore, facci incontrare nel nostro cammino un Giovanni Battista, perché voglio accogliere anche, o Signore, le correzioni, la disciplina. Voglio sapere, o Signore, se sto sbagliando. Fammi incontrare, Signore, non quello che voglio io, perché a letti chiede anche impegno. Non essere più quello che eri, ma devi essere nuovo. Ci mettiamo in piedi, Signore, davanti a te. La tua parola, Signore, è fuoco. Geremia ricordava: sento un fuoco dentro di me e devo portare questa parola. Signore, facci sentire il fuoco. Vorremmo dire, chiede anche impegno, non essere più quello che eri, ma devi essere nuovo. Ci mettiamo in piedi, Signore, davanti a te. La tua parola, Signore, è fuoco. Geremia ricordava: sento un fuoco dentro di me e devo portare questa parola. Signore, facci sentire il fuoco dentro il nostro cuore. Facci sentire, o Signore, questo desiderio ardente, o Signore, di nutrirci della tua parola, che è parola di vita e di verità. Noi, o Signore, non vogliamo altre parole, ma la tua parola, o Signore. Vorremmo dire, o Signore, questo mi basta, solo questo, solo nutrirmi di te. Signore, vogliamo che questa parola scenda nel cuore. Vogliamo, Signore, disporre i nostri cuori affinché la tua parola,
quello che mi stai facendo ricordare, Signore, della Tua parola,